Anche se a qualcuno piacerebbe che non fosse così, l'autunno si sta avvicinando lentamente ma inesorabilmente. Vediamo quindi oggi insieme come vestirsi per affrontare un'escursione nel periodo autunnale, senza patire il freddo e magari anche senza ammalarci. Il meteo non è ancora rigido, ma le temperature iniziano a calare, soprattutto la mattina presto e la sera. Le giornate sono più corte e quindi il freddo arriva prima. Quindi dobbiamo ragionare bene come sfruttare al massimo il sistema multistrato, o come lo chiamavano i nonni, il sistema a cipolla. In autunno dobbiamo anche prestare particolarmente attenzione all'aumentato rischio di piogge. Quindi, come andiamo a sfruttare al massimo il sistema cipolla? Partiamo dallo strato più vicino alla pelle. Qui ovviamente niente cotone, ma se possiamo dobbiamo sempre sfruttare il materiale tecnico che si asciuga in maniera molto rapida. Per esempio, questa maglietta della Odlo, arancione molto carina. E fa al caso nostro, perché? Perché anche se si bagna per il sudore o per la pioggia, si asciuga veramente veramente in fretta. Visto che le temperature non sono ancora rigidissime, sconsiglio di usare maglie termiche, a meno che voi non siate estremamente freddolosi o il vostro obiettivo sia una vetta particolarmente alta o con un meteo particolarmente avverso, e allora avere nello zaino male non fa. Il secondo strato che andiamo a vedere è quello che serve a mantenere un po' di calore. Io, per esempio, uso spessissimo questo maglioncino, non maglioncino, scusate, uso spessissimo questo pile della Decathlon, che è estremamente leggero e non fa troppo sudare, anche mentre camminiamo. Sempre in materiale tecnico e veramente efficace. Vi sconsiglio assolutamente di usare questo tipo di felpa, felpone, che non abbia la capacità di far traspirare il sudore, perché rischia di bagnarsi e rimanere tale, visto che non si asciugano mai. Ci sono veramente tanti tipi di pile, felpe, tecniche in circolazione, e ognuno usa quello che preferisce, però mi raccomando, capi d'abbigliamento tecnici. Arriviamo dunque allo strato che ci serve per tenere caldo. Alcuni di voi potranno dire che è ancora troppo presto, ma io tengo sempre nello zaino da più o meno metà ottobre in poi, anche prima se vado in alta montagna, un piumino leggero ovviamente, non quelli da inverno pesante, ma un piumino tipo questo della Rock Experience, che è estremamente leggero, pesa veramente poco e averlo nello zaino può svoltare la giornata. Mi è capitato, per esempio, sul gruppo del Sella di ritrovarmi a metà ottobre senza un piumino ed è stata veramente una giornata sgradevole finché non ho trovato una buona anima nel mio gruppo, che è una buona anima molto preparata, che aveva con sé uno strato in più e mi ha prestato il suo piumino. Come dicevamo all'inizio, bisogna anche sempre tenere un occhio alla pioggia, ma non solo, anche il vento può essere un grosso problema. Per questo io nello zaino, ma questo non solo in autunno, letteralmente tutto l'anno, ho sempre nello zaino con me e a portata di mano il mio guscio amatissimo della Patagonia. Sul guscio vorrei spendere una parola in più, anche se sappiamo tutti a cosa serve. Mi raccomando, con il guscio non è il caso di puntare al risparmio. E fra tutti i capi d'abbigliamento è forse quello più importante, perché un guscio di qualità, anche se costa un po' di più rispetto a quelli basic, è quello che vi impedisce di rimanere bagnati e infreddoliti nel caso beccaste pioggia o vento forte. Quindi non lesiniamo sul guscio. Abbiamo finito quello che riguarda la parte superiore del corpo. Ricordatevi che la bellezza del sistema cipolla o multistrato è quello di poter regolare la temperatura corporea a seconda della situazione. Quindi, magari se la mattina fa molto freddo e partiamo con tutti gli strati addosso, appena sentiamo un po' caldo possiamo iniziarci a spogliare. Anche se il mio consiglio più spassionato è quello di magari durante la partenza avere leggermente freddo, perché tanto vi scalderete in pochissimi minuti appena inizierete a camminare sul vostro sentiero. Per quanto riguarda i pantaloni, io uso semplicemente pantaloni estivi. Esistono vari tipi di pantaloni da trekking, da hiking da mezza stagione, ma io li trovo troppo caldi e non particolarmente efficaci. Quindi io uso i pantaloni estivi e mi porto dietro quando vado magari in alta montagna, nel periodo tra ottobre e novembre, mi porto dietro una calzamaglia termica da mettermi proprio in caso di necessità. Nel mio zaino poi non mancano mai un berretto, dei guanti sottili e un paio di calze di lana di riserva, oltre a quelle che ho già nei piedi, che non si sa mai. L'autunno è il periodo in cui il vostro zaino sarà più pieno con materiale che probabilmente non userete, ma sempre meglio avere qualche grammo in più nello zaino che patire del freddo, almeno questo secondo me. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Un like è gradito per far arrivare questo video ad altre
gente che lo potrebbe trovare utile. E se invece volete contribuire alla crescita del mio canale, sapete cosa fare. Dai di subscribes. Ci vediamo al prossimo video.